Buona giornata, eccoci di nuovo in diretta su Vivo Pavia, la rete televisiva che tutti i giorni si occupa di argomenti che riguardano il Pavese, Vigevano, Voghera, Pavia e non solo, Anzi, oggi abbiamo due orgogliosi rappresentanti di alcune belle zone del Pavese, li conoscete, Lorenzo Callegari, sindaco di Casteggio, benvenuto. Buongiorno, grazie. Personaggio politico ben noto in zona, come anche perché abbiamo da poco celebrato 10 anni. 10 anni, sì. Di identità, oltre po' con Roberto Pisani, anche lui orgoglioso autonomista, come non se ne vedono più, direi. In quelle zone, benvenuti, e abbiamo molti argomenti di cui parlare. Io inizierei però anche con voi, dico anche perché ne parliamo sempre, ma se ne parliamo sempre c'è un motivo, perché il problema è totalmente irrisolto, viabilità nelle aree del Pavese, che sono veramente piene di strade, no? Qualcuno mi ha anche raccontato la chilometristica, è impressionante, ma hanno moltissimi problemi, inclusi gli incidenti, ma non solo. Vediamo un attimo qual è la vostra opinione. Io dico una cosa sola al nostro pubblico: adesso questi argomenti diventano veramente più interessanti, perché a quanto pare si va alle regionali, no? Forse addirittura a ottobre, e è il momento in cui il territorio pavese deve dimostrare di poter valere qualcosa al banco della distribuzione dei pane e dei pesci. Parliamoci chiaro, no? Siamo tutti adulti e vaccinati. Pavia, il territorio pavese, ha bisogno di interventi molto più robusti. Vediamo dove, come e vediamo perché. Allora, iniziamo con Callegari. Viabilità, cosa c'è che veramente non va, non quadra ancora? Beh, direi che la cosa più banale è la manutenzione del plesso stradale pavese. È veramente disastrosa. Nessuno interviene, si cerca di demandare ai comuni anche strade che non hanno pertinenza, e i comuni, voi ben sapete, sono abbastanza in sofferenza da un punto di vista economico, per cui non sono assolutamente in grado di mantenere quella che può essere una normale viabilità extra urbana. Già l'urbano dobbiamo farlo noi con grandi sacrifici e con grandi difficoltà. Ultimamente pare che la politica sia quella di dire: bene, non abbiamo soldi, non facciamo niente, o se una strada è molto ammalorata si decide che non è più transitabile. Non mi pare che sia assolutamente una soluzione. Quando lei faceva riferimento al discorso delle prossime regionali e che Pavia dovrebbe contare, e il Pavese dovrebbe contare, è che noi siamo in realtà abbastanza negletti, non solo sul problema viabilistico, di fatto si vede che nessuno interviene, si rimanda costantemente la palla da uno all'altro. Il caso dei ponti è clamoroso, no? Il ponte è clamoroso, ma se lei per disgrazia dovesse venire a Milano una mattina perché è necessità, c'è una strada solo che dall'Oltrepò viene a Pavia e quindi poi a Milano, con delle file interminabili. C'era una volta il progetto della Broni Mortara che poi è andata a finire in nulla, e che quello forse sarebbe servito. Quindi non solo non si è fatto la Broni Mortara, non solo i ponti sono ammalorati, aspettiamo che cadano in testa qualcuno sperando che ci sia sopra nessuno, le strade non sono praticabili. Io nel mio piccolo ci ho già rimesso due gomme, due cerchioni che ho dovuto pagarmi naturalmente da solo, ma questo è il minor dei mali. Ma quello che fa pensare è che noi non abbiamo più peso nel territorio regionale. Me lo dicono in tanti che si siedono su questo divanetto, quindi vuol dire che è vero. Ed è un bel problema, è un bel problema non avere peso politico. Come mai? Sentiamo Pisani. Allora, il tema della viabilità, e poi veniamo anche un attimo al tema del peso politico. Prima la viabilità però. Strade sono, come diceva il sindaco, in condizioni pessime, tutte le strade. Ci si rifà appunto al fatto, insomma, non ci sono soldi, non c'è, però ci sono delle condizioni veramente, veramente difficili. Non le tasse comunque continuiamo a pagarle, non è che non le paghiamo, no? Quindi se prima c'erano i soldi, perché adesso non ci sono più domande. Sul discorso del
delle nuove strade o nuove strutture. Abbiamo visto che c'è un prolificare di rotonde, per esempio. Ah, sì. È Rotondopoli, guarda, esatto. Non ne parlare, che io nelle mie zone... Ecco. Però impressionante. Poi, però poi vengono lasciate a se stesse, con le erba alta, non vedi al di là della strada, sì. non brutte, diciamo anche la verità, no? Brutte. È meglio brutte, la strada dritta. Brutte, esatto. Poi, quindi per fare delle strutture e poi non riuscire a mantenerle, è forse meglio cominciare a curare quelle che ci sono. Questo è un po' la sostanza, no? Perché se spendi 500.000 euro per fare una rotonda e poi la lasci così, lo sbando più totale, allora forse con quei soldi lì è meglio sfruttare le strade esistenti. Su sta roba un attimo, dopo ti ridò la parola perché ha parlato un po' di più il sindaco, però il sindaco, come sindaco, volevo sentirlo su sta roba delle rotonde, perché io capisco, no? Abbiamo iniziato bene, le rotonde alla francese, no? Ci hanno spiegato che servivano al posto dei semafori, servivano anche magari a rallentare un po' il traffico nei rettilinei, dove molti di noi, magari me compreso, esagerano un attimo, va bene. Ma adesso siamo veramente all'assurdo, no? Non si fanno più 10 mesi se c'è una rotonda subito. Ma com'è che tanti sindaci, no? Non hanno magari più fantasia, perché poi alla fine... No? Io personalmente sono una voce fuori dal coro, perché per mia fortuna di rotonde ne ho poche, non solo, ma ai tempi gloriosi, quando la politica era ancora la politica, io ero riuscito ad avere un bel contributo a fondo perduto per fare una... un congiungimento importante tra la parte alta del mio comune e la parte bassa. Poi naturalmente avevo finito il mandato nel 2004 e quelli che mi sono succeduti, che io purtroppo, ahimè, ho contribuito a far rieleggere, hanno pensato bene di fare due rotondine grosse come due forme di formaggio, in cui intorno non ci gira neanche un... Ma questo è il concetto, siccome noi siamo semplicemente, gli italiani molto spesso siamo degli scimmiottatori, tutto ciò che è esterofilo, i francesi fanno rotonde, bene, facciamo le rotonde anche noi, ma però quello che è grave è che la politica non è in grado di decidere se quei soldi che poi vengono dalla politica, vengono dallo Stato o piuttosto che dalle regioni, debbono essere spesi così, perché se io sono un folle e per caso mi hanno eletto a fare l'amministratore e sono tendenzialmente predisposto a fare delle stupidaggini, quello che mi dà il contributo è responsabile quanto me, perché mi ha fatto fare rotonde, perché questi soldi non sono stati spesi in maniera congrua e tutti i giorni vediamo di queste cose. Il controllo periferico, diciamo, ai nostri comuni, o centrale se vogliamo rispetto alla regione, dà dei fondi così, senza motivo interessante, senza motivo palese, nel territorio dell'Oltrepopavese in 10 anni sono stati spesi, mal contati, 20 milioni di euro per fare due strutture di cui non se ne sentiva assolutamente la necessità, vedi l'Enoteca di Broni che è costantemente deserta e vuota, e vedi i soldi che sono stati spesi a ricca gioia, sono stati spesi 10 milioni e adesso è vuota. Allora voglio dire, se noi continuiamo a spendere dei soldi perché noi sindaci abbiamo delle pruderie e ci devono accontentare, ci dovrebbe essere qualcuno che magari ci spiega che quei soldi andrebbero spesi meglio, vedi le strade, perché se noi vogliamo fare commercio, vogliamo fare sviluppo, vogliamo fare artigianato, il primo è avere una viabilità decorosa. Se non hai viabilità, chi ti viene a visitare dopo la seconda gomma che buca non viene più. Quindi, perché qua c'è a volte la corsa a far qualcosa, insomma, in pochi anni per far vedere che si fa qualcosa, ma poi dopo le cose rimangono, cioè ragazzi... No, dico, ma è un po' da tutte le parti, non è che solo purtroppo nelle vostre zone. Ecco, riprendendo il discorso con Pisani sulla viabilità e poi andiamo al peso politico del paese in Lombardia, cosa c'è ancora da dire? I ponti, sì. È un disastro. Io sono venuto a Milano domenica, no? Sono tornato peraltro un orario particolare, insomma un orario che di solito adesso sindaco più o meno abbiamo più o meno la stessa età, quindi alla grande non di tantissimo immagino, però io mi ricordo, come si ricorderà il sindaco, che c'era la fila di milanesi, comunque di abitanti del nord Lombardia che tornavano domenica sera dopo il weekend o dopo la gita fuori porte in Oltrepò.
io sono rientrato, sono venuto domenica a Milano, tornando, non ho visto questa cosa. Cioè, certo. Tre macchine, ai semafori sono tre macchine. Vuol dire che qualcosa è cambiato. Ecco. L'oltrepò è una zona che se potesse sfruttare bene il turismo, sarebbe una risorsa. Adesso veniamo poi a una problematica che riguarda anche il turismo, che è quella del Gardaland Pavese, così si dice. Adesso ne parliamo un attimo, no? Anzi, magari introduciamola subito, così dopo tanto il discorso più politico abbiamo sempre tempo di farlo. Sì, sì. Perché mi sembra si leghi bene sia il discorso di viabilità, sia il discorso appunto del turismo, di cosa fare, perché è riesplosa discussione, abbiamo parlato anche ieri, su questa roba qua, nuova Gardaland tra Voghera e Tortona. Naturalmente manca il Garda, però l'idea è quella, cioè un grande parco divertimenti. Dice così la provincia pavese, la nuova Gardaland tra Voghera e Tortona suscita sogni e genera incubi. Il progetto del mega parco divertimenti da 300 ettari naviga ancora sott'acqua, ma di certo c'è l'incontro tra uno o più incaricati della società proponente, che è un gruppo imprenditoriale tedesco che ha sede a Milano, e il sindaco di Pontecurone, Rino Feltri, che in questi giorni è in Spagna. Si sarebbe trattato di una prima presa di contatto per esporre la proposta nelle sue linee generali e cominciare a verificare il gradimento delle istituzioni locali, con Pontecurone scelta non a caso, visto che nel suo territorio rientra l'80% dell'area, mentre la parte restante è suddivisa equamente tra Casalnoceto e Rivanazzano. Insomma, si è capito che l'idea del gruppo tedesco, ecco qua la zona che dovrebbe diventare sede di questo parco divertimenti, la scelta del gruppo tedesco è andata a vedere la grande viabilità, no? Che lì possono arrivare un po' da varie zone d'Italia. E sì, si discute se questo, che è ancora tutto di là da venire, però sarebbe bene o male per il territorio, no? I posti di lavoro o l'attrazione turistica da una parte, poi invece il consumo di suolo, il possibile stravolgimento anche viabilistico, il traffico, una roba e altra, sono argomenti insomma che giustamente vengono discussi nel Pavese. Sentiamo un po' le vostre opinioni, sentiamo il sindaco. Ma dunque, questa storia si ripresenta ciclicamente con nomi diversi, a parte che, visto piuttosto che il Gardaland, potrebbe essere Strafforaland, molto bello come... No, noi tempo fa abbiamo avuto, eravamo interessati al sviluppo del Cowboy Land, che poi parlato. Naturalmente non se ne fece nulla. Peccato, l'avevo indicato. Sì, sì, Pecos B. Il discorso è che io sono ben favorevole a tutto ciò che viene, che può portare lavoro, può portare migliorie, può portare beneficio al territorio, ben venga. Temo che molto spesso sono discorsi fatti, come si diceva ai miei tempi, con fuori la braghetta, senza aver visto bene qual è la realtà, avendo scelto un'area che forse non mi sembra che sia così facilmente raggiungibile, perché tutto sommato è un po' decentrata, perché lì di uscite autostradali Voghera, Tortona, ecco, quindi direi che è un po' decentrata, e poi mi pare che soprattutto incida sul territorio dell'Alessandrino, però io onestamente non ho nulla al contrario, perché questo magari potrebbe essere un movimento per cui poi le strade vengono manutenute in certo qual modo, e per cui potremmo avere naturalmente oltre al lavoro la possibilità di sviluppo, per carità, io non sono assolutamente contrario, temo che molto spesso si fanno soltanto dei sogni. Quello che poi vorrei sottolineare sarebbe Pontecurone. Sì, Pontecurone, ho preso la multa l'altro ieri, conosco benissimo. Ecco, andavo qua. 74 all'ora, ho preso 41 euro di multa. Tortona qua, vabbè. L'ho preso anch'io. Lì non sai neanche dov'è, non lo vedi, sulla regolare. No, ma il problema secondo me è che noi abbiamo, per andare da Rivanazzano verso l'Alta Valle, c'è l'ex polveriera. Sì. Dico, allora, perché dobbiamo consumare del suolo in una bella pianura fertile e non andiamo a recuperare quelle aree dismesse che sono lì, che sofferenti, che cadono su se stesso, che non servono a niente se non per dar rifugio ai topi e magari anche qualcun altro?
va benissimo tutto, però ci vorrebbe un pochettino più di oculatezza, e la politica, che ahimè è mancante, dovrebbe indicare a costoro che vogliono investire di rifare il recupero delle aree. È vero che forse adesso cambieranno la legge sul risparmio del suolo, pare che questa legge abbia influenzato talmente in maniera negativa perché vogliono rivedere che non ci sia più risparmio di suolo, ma il buon senso vorrebbe, abbiamo centinaia di migliaia di capannoni abbandonati, di aree industriali abbandonate, perché non cercare di riqualificare queste aree? Cioè, mi sembrerebbe molto più logico, fermo che io sono ben contento se nasce qualche cosa che possa portare lavoro e sviluppo, assolutamente sì. Sentiamo Pisani. Se non sbaglio, questa proposta era stata fatta in un primo momento nell'area di Castelletto o... Quella da Cowboy Land. Ah, ecco, adesso mi ricordo qualcosa del genere, Cowboy, però non... Land. Ecco. Cowboy Land farebbe un grandissimo successo adesso con tutta questa voglia di pistole, pistolieri che c'è, sarebbe... Tu sai qual è la differenza tra le pistole e i pistola, no? Mm. Che le pistole tacciono, i pistola mai. Li mandiamo tutti lì. Questo è bello. Li mandiamo tutti a Cowboy Land, potrebbe essere una bella idea. Io farei intervenire il ministro a parlarne, no? Che è un pistola. Beh, no, questo l'hai detto tu, scusa. No, no. Ma un pistola non è mica un'offesa. No, no, no. È come Pirle, nel senso che Pirle è le trottole. Avevamo avuto anche Formigoni, no, che aveva spiegato che Pirle era italiano corrente, non un'offesa, c'era stata tutta una cosa che deriva dalle trottole. Ormai anche Formigoni, come dire, è un'altra epoca, sembrano passati dei secoli. Esatto, prego Pisani. Allora, noi siamo sempre piuttosto freddi come identità oltre po' rispetto a questi impianti. Prima di tutto, come diceva il sindaco, per quanto riguarda il consumo del territorio, quindi recupero. La proposta del recupero delle aree dismesse sicuramente ci trovo sicuramente favorevole. Seconda cosa, posti di lavoro. Sì, è vero, potrebbe postare dei posti di lavoro, però a che costo? E poi che posti di lavoro? Perché poi il discorso dei contratti a termine, noi abbiamo avuto l'esempio Stradelle, sono di Stradelle, abbiamo avuto l'esempio delle cooperative, no? Addirittura pagate con soldi romeni, no? Certo, questa è Pontecurone, la zona di cui si parla. Quindi insomma, sono tutti contratti, sì. Potrebbero essere dei contratti. Avete avuto anche il caso lì che citavi. Esatto, potrebbero essere dei contratti capestro, no? Non sono dei veri e propri posti di lavoro. Però c'è l'esempio Gardaland, non è proprio così. Beh, Gardaland mi risulta che tutti gli anni battono cassa anche loro. Anche loro? Mi risulta di sì. Oh mamma mia. Disney Paris tutti gli anni minaccia fallimento, non so se poi per avere contributi o non averli, questo non lo so, non sono esperto in materia, però anche Gardaland, io leggevo poco tempo fa, chiusura della stagione, ci sono stati dei problemi, è causato un maltempo, eccetera, eccetera. Capito. Sinceramente, se non tiene il tempo, a Gardaland non ci va nessuno. Buona sostanza. Quindi insomma identità altro poi non è che si esalta no qua. Bisognerebbe capire bene, ecco, soprattutto il discorso del consumo del territorio e poi anche il discorso dei posti di lavoro che siano garantiti ma con dei contratti seri, ecco. Io non ho capito una cosa, però, anche se la domanda è talmente generica che diventa anche un po' banale, visto che guardavo queste belle zone agricole come tanta parte del territorio pavese, no? Io non ho capito se nel momento attuale, perché le mie notizie sono che comunque l'agricoltura anche negli anni di crisi in Italia non è andata male, non è andata malissimo, però non ho capito se attualmente in generale nelle zone pavesi avere del gran territorio coltivato, agricolo, è una ricchezza oppure se no siete invece in gravi ambasce, in gravi difficoltà proprio perché è pieno di territorio da coltivare ma magari non ci sono aziende, industrie eccetera, perché insomma abbiamo appena avuto qua Obama che ha magnificato le cose del cibo e delle produzioni agroalimentari, sembra ci sia questo grande traino del Made in Italy proprio come prodotto agricolo. Adesso facciamo una piccola pausa, perché qua è una domandona che possiamo starne a parlare delle ore, invece staremo a parlarne qualche minuto dopo una breve pausa pubblicitaria.
una grande azienda di materassai che da oltre 20 anni fa dormire bene migliaia di famiglie. Il nostro obiettivo? Dare ad ognuno di voi il giusto materasso. Vero Anna? Certamente, per questo abbiamo tanti modelli. Oltre ai materassi tradizionali ortopedici, abbiamo materassi a molle insacchettate, in lattice, in memory, in water foam. E di qualsiasi misura e di qualunque prezzo. Preparatissime le mie ragazze! Vi aspettiamo con tante novità, con materiali innovativi ad alta densità, ergonomici, traspiranti, termoregolatori. Sono prodotti altamente elastici e indeformabili. Sai, Giovanna, che spesso i nostri clienti ci chiedono che garanzia diamo ai nostri materassi? Perché l'acquisto di un materasso è un acquisto importante. Sì, certo! Oltre alla garanzia tradizionale, la maggior garanzia è proprio la Mondoflex. Perché i materassi li facciamo noi, sappiamo quello che ci mettiamo. Seguiamo ogni fase di lavorazione, dalle materie prime al prodotto finito. Tutti i nostri materassi hanno il marchio esclusivo AQG, alta qualità garantita. Venite nei nostri negozi, sicuramente ce n'è uno vicino a casa vostra. Questa è la nostra sede di Treviolo in via Santa Cristina, ma ci trovate anche a Melzo, a Crema, a Brescia, a Desenzano del Garda. Sta arrivando la bella stagione, voglia di spalancare le finestre, voglia di rinnovare la casa, voglia soprattutto di dormire bene. Per questo ho pensato di riproporvi una vecchia promozione, ma che ha sempre un grandissimo successo. Una rete con alzata motore a 5 snodi è il massimo della comodità, con un materasso anallergico, ergonomico, sfoderabile a soli 590 euro. E il coprimaterasso e il guanciale? Ve li regaliamo noi! Brave ragazze! Ma sapete che l'altro giorno un cliente mi ha detto una frase bellissima. Alla Mondoflex si vede che benessere e buon umore vanno d'accordo. Direi che è proprio così. Mondoflex, dove l'esperienza, la serietà, la professionalità fanno la differenza. Venite a trovarmi, avrò il piacere di servirvi, ma soprattutto di conoscervi. Qui nella nostra sede di Treviolo vi aspettiamo mercoledì e sabato anche con orario continuato. Ora vi saluto e ricordatevi che se dormire bene è importante, riposare bene è fondamentale. Vi aspetto! Eccoci qua di nuovo in diretta con i nostri due ospiti. Allora, veniamo al discorso che io vi ho posto in modo un po' generico, però credo sia importante. Stavamo parlando di questa possibile Gardaland che andrebbe a insistere ovviamente su una vasta area attualmente circondata da terreni agricoli. E vi ho domandato, ma se questa ricchezza di terreni su cui fare coltivazione ha prodotto anche negli anni di crisi, oppure se continua ad essere un problema, perché leggevo anche che molti sostengono che l'Italia dovrà avere un grande sviluppo ancora come coltivazioni locali, tutto quello che sta accadendo nel mondo del cibo, del bio, della sostenibilità. Che ne pensate voi che vivete lì? Sentiamo il sindaco. Ma dunque, tanto per ricominciare, il discorso è abbastanza diverso da dove nascerebbe questo fantomatico parco dei divertimenti rispetto al territorio oltrepadano. Il territorio oltrepadano è un territorio prettamente collinare e, ahimè, o per fortuna, anzi voglio dire, al di là della sanità, che è la prima industria del territorio pavese, che anch'essa è abbastanza in sofferenza, la vitivinicoltura è il nostro fiore all'occhiello. Ah, certo. Per cui noi assolutamente è il secondo territorio vitato d'Italia, per cui noi non vogliamo abdicare a questo, noi abbiamo una grandissima potenzialità. Ahimè, come molto spesso accade di questi tempi, colui che dovrebbe dirigere ha qualche problema. Noi siamo molto frazionati, molto litigiosi, purtroppo. Cerchiamo sempre di uscire dal seminato. Però io non sono assolutamente d'accordo nell'abdicare a una realtà del genere. Certamente
l'agricoltura negli anni ha avuto anche tanti benefit dallo Stato, di questi giorni è la storia della grandine, per cui adesso verrà giù un ministro a fare sopralluogo per vedere i danni. Quest'anno la gelata fuori stagione ha prodotto parecchi danni, per carità. Forse sarebbe meglio discutere sulle assicurazioni e di limitare casomai i soldi che devono essere trattenuti dalle assicurazioni, e quindi cercare di avere le assicurazioni più remunerative. Che lo Stato intervenga va bene, capisco che la necessità e le difficoltà, però secondo me lo Stato dovrebbe occuparsi di cose un pochettino più importanti, anche se è importante questa cosa. Noi comunque crediamo nella vitivinicoltura e siamo certi che prima o poi il nostro prodotto si affermerà e sarà da traino importante per tutto il territorio. Sì, adesso questo era sicuramente un ministro che voleva intervenire per dare ragione al nostro sindaco. Andiamo avanti, sentiamo Pisani. Noi ci siamo trovati col sindaco sabato, 15 giorni fa, a Casteggio, all'area Truffi, per questo problema qua del vitivinicoltura. La sensazione che abbiamo noi, che ho io perlomeno, è che la politica da un certo punto in avanti si sia disinteressata del territorio. Adesso forse qualche segnale lo sta dando, speriamo bene. Il nostro è un prodotto di alta qualità, forse non considerato come tale, perché ci si basa per una questione forse di campanilismo attraverso le aziende, non lo so, si basa più sulla quantità che sulla qualità. Qualche tempo fa avevo letto un dato, no? Del vino prodotto, vino venduto, prodotto e venduto in bottiglie e sfuso. È un dato che mi ha impressionato, perché mentre in altre località si tende a imbottigliare, dare il prodotto finito in bottiglia con tanto di etichetta, comunque promozione, che costa di più ovviamente, qua si tende a fare la quantità, che tra l'altro a venderlo a poco per abbattere i costi. Perché? Perché di mentalità, sono, quindi di mentalità, anche, no? Esatto, perché, anche perché ci sono tantissime aziende vitivinicole, correggimi se sbaglio, sindaco, tantissime aziende vitivinicole che però non fanno squadra, non parlano fra di loro. Abbiamo già parlato, era molto interessante, perché poi c'entra anche la politica, no? Chiaro, c'entra assolutamente. Dicevi, però la politica, invece di aiutare questa realtà a organizzarsi meglio, esatto, alla fine tante volte siede nei vari consorzi, eccetera, con alcuni rappresentanti. E poi sono successe anche tante cose spiacevoli, esatto, diciamo, esatto. Assolutamente sì. Quindi il discorso agricolo, almeno come diceva il sindaco, noi siamo più una zona vitivinicola, quella è un'area più sì, pianeggiante, diverse, quindi insomma, diverso sì, come, effetti, sì, come discorso. Però certo, la nostra area, ripeto, stando a voi, forse dice, esatto, c'è la grossa potenzialità che non è sfruttata. Esatto. Cioè. Facevamo accenno prima a Ricca Gioia. Ricca Gioia è stata doveva essere un centro di altissima qualità. L'Università della Vita e del Vino avevano detto che doveva essere, perlomeno, no? Ricca Gioia è stata acquistata, correggimi se sbaglio, dalla Regione Lombardia, che ha investito un botto di soldi, ecco, per acquistare i terreni limitrofi, per acquistare la struttura, per ristrutturarla, per fare questo centro, per poi metterlo in liquidazione, mi sembra 2 anni fa, adesso correggimi se sbaglio, più o meno il tempistico con quelle, 2 anni fa, per 4 lire alla fine, no? E non l'ha comprato nessuno. Ma pensa a te. Cioè, quindi Ricca Gioia, eh? Ricca Gioia, esatto. E quella lì era una gestione politica, puramente politica. E quello che dicevo io l'altra volta, quando mi ha invitato,
è che è ora di finirla, che a nostro avviso, che la politica gestisca direttamente determinate ambiti. Infatti sono andato su Ricca Gioia SCPA, sito in manutenzione, formazione, sì, servizi della vita e del vino, non ce n'è, non c'è neanche il sito, va bene. Prego, addirittura hanno fatto una giunta regionale, no, un incontro addirittura con, se non sbaglio, con i tre ex governatori del nord, esatto, insomma, di tutto hanno fatto Maroni, lì dentro. Maroni, c'era Cotta quando era il governatore del Piemonte, e non mi ricordo più quello del Veneto. Vabbè, insomma, importante. Ah, insomma, Zaia. Addirittura Zaia. I tre governatori. Sì, sì, però, sì. Perché doveva lanciare questa roba qua? Insomma, devo dire essere... che c'è qua il sito, però almeno quello dell'ERSA, Frocione Lombardia Centro, sì, quello, Vini, esatto, quello. Ricca Gioia, questa roba qua di cui stiamo parlando, con accenti molto critici da parte di Pisani. Ecco, quindi questa roba qua è un esempio di che cosa alla fine, secondo te? È un esempio di malgoverno. Diciamolo. Di un tentativo di sfruttare per l'ennesima volta un'area, una zona, che è quella oltre Padana, di succhiare quello che c'era da succhiare per poi lasciare impoverita la struttura. Quella doveva essere una struttura di eccellenza, sono stati investiti dei soldi, sono stati fatti girare dei soldi per poi lasciarla vuota, lasciarla inoperosa. Adesso noi di queste robe qua ne abbiamo viste purtroppo in zona, ne abbiamo viste tantissime negli ultimi anni. No, negli ultimi anni, in tutti questi anni di politica, no? Manca, e lì ci facciamo forse al discorso precedente, quello delle regionali, manca una figura vera che sia legata al territorio, ma legata veramente, manca il punto di riferimento del territorio. Faccio una piccola, appunto, polemico, tanto ormai ne faccio così tanti che posso anche farne uno in più, no? Da quando sono segretario di Identità Oltre Po parlo per la mia attività politica con diversi esponenti del politica locale. La sensazione che ho io, me lo dico un po' più francamente, è che dopo la scomparsa di un personaggio di punta della politica della zona ci sia il tentativo di tanti... Che sarebbe Abelli. Tiriamolo fuori, perché sarebbe almeno Abelli, non è, no? Ci sarebbe, innominabile. Ci sia un tentativo... morto, come sapete, insomma. Esatto. Tempo fa era un uomo forte. Un uomo forte politica, del territorio. Esatto. Era un politico. Esatto. Era indubbiamente una personalità politica, poi ha avuto anche tanti problemi, ma adesso insomma non tiriamo fuori le questioni Abelli. Ha lasciato la scomparsa di Abelli... una serie di vedove politiche e sono tutti lì a cercare di prendere l'eredità. In tutto questo passaggio qua il territorio non ne soffre. Perché io, parlando con esponenti politici, ripeto, mi sento dire quando c'era Belli, però, e quando c'era Belli, e quando c'era Belli. Che esprimeva, no? Una autorevolezza che evidentemente, esatto, ad altri manca. Esatto. Non facciamo un discorso di merito, ha fatto bene, ha fatto male, però probabilmente sapeva gestire. Ha fatto il politico, ha fatto il politico territoriale, no? Quel posto è rimasto vacante, e la sensazione che ho io è che ci sia una serie di tentativi di collocarsi al suo posto, con il pro e il contro. Bisogna essere innanzitutto quotati per farlo, bisogna essere bravi per farlo, non sto dicendo che lui era bravo a farlo, sto dicendo un'altra cosa. Per rappresentare il territorio bisogna rappresentarlo veramente il territorio, e non, ripeto, solo perché gli eri vicino, o magari non gli eri vicino, perché io ho sentito dire la stessa frase da gente che gli era avversari politici. Quindi praticamente, se ho capito bene, tu dici cercano di prendere il posto senza, esatto, però dare i risultati. Esatto, in tutto questo passaggio qua il territorio ne soffre.
Ho capito, guarda, il problema è che non ci sono solo nelle vostre zone, che poi i politici non è che si inventano con la macchinetta, no? Ce n'è alcuni buoni, ce n'è altri meno buoni, e ovviamente poi i territori vivono bene o male anche se hanno delle persone, delle personalità che riescono comunque a portare avanti gli interessi del territorio. Poi magari possono portare avanti male, possono portare avanti bene, ma se non c'hai niente stai pure peggio. Ne parliamo però dopo una breve pausa pubblicitaria. Di nuovo in onda. Allora, io mi ero ripromesso di entrare anche in questo argomento che vi presento subito. Poi volevo anche parlare un attimo di un'altra cosa. Però, allora, c'è una grande discussione nel Pavese dopo articoli come questo che abbiamo trovato sulla provincia Pavese. Parliamone con i nostri due ospiti. Come vedete qui parliamo dei fondi ai comuni che accettano di ospitare i profughi, i richiedenti asilo. 860.000 euro che sono una certa cifra il totale. I fondi ministeriali non sono vincolati, anche questo è un particolare molto interessante come sa bene il sindaco. I sindaci potranno utilizzarli come vogliono, quindi, mentre su altri fondi ci sono dei precisi vincoli. A Pavia 52.000 euro, a Stradella più di 66.000 per 133 persone, di cui si occupa la Croce Rossa Italiana. Allora, io diciamo, sono diventato mio malgrado, non dico un esperto, ma almeno un competente di queste materie, perché ogni giorno, no, facendo trasmissioni televisive, vengono fuori questioni che riguardano gli immigrati. Però non voglio dire una parola perché mi interessa più assistere al dibattito fra di voi. Allora, Pisani, imposta tu l'argomento, poi vediamo cosa ne pensa il nostro sindaco e vediamo un attimo cosa ne viene fuori. Prego. Io ho letto l'articolo del provincia Pavese con questi fondi qua. Una cosa che mi ha reso... cioè, sono secondo me due considerazioni da fare. La prima è che sono distribuiti male. Perché se consideri che Pavia, adesso i dati, c'è una tabella, sì, guarda, se mi aiuti perché non me li ricordo nemmeno più, sinceramente nemmeno, sì, non vorrei dire eccola del preciso. Qua, eccola qua, allora, guardiamo un attimo la tabella, ecco. Allora questa è la tabella dove avete gli importi dei contributi, i soldi che arrivano e il numero di profughi, per cui spicca Stradella, che ha 66.500 euro di contributi con 133 profughi, però poi via via c'è Voghera, c'è Pavia, eccetera, però mi sembra, per andare in sintesi così veniamo poi alla discussione, mi sembra, sì, che Pisani tu volessi anche dire che bisogna guardare anche il rapporto fra, chiaro, il numero di profughi e il numero di cittadini. Assolutamente sì, no, perché se Pavia ha 104 sì, profughi... Infatti, se mi inquadri qua, intanto magari la gente a casa guarda 104 un attimo i numeri profughi, che sono interessanti. No? Che corrispondono più o meno all'1,5 per mille, credo, un calcolo del genere, mi sembra di averlo fatto così al volo, no? O il 2 per 1000 su 52.000 abitanti, più o meno il 2 per 1000, mentre Stradella, che ne ha 11.000 abitanti a 133 poveri, e sono oltre il 10% degli abitanti. Un'incidenza oltre maggiore. Il 10 per 1000, chiedo scusa, ho sbagliato. Sì. Quindi l'incidenza è notevolmente maggiore. Quindi, prima di tutto, il primo dato che mi viene all'occhio è quello. Che non sono ben distribuiti, non sono distribuiti con l'effettivo, tra virgolette, disagio che potrebbero procurare questi ospiti, questi richiedenti asilo sul territorio, prima di tutto. Secondo è che il messaggio che sta passando, a mio avviso, così a pelle, è che in un momento di crisi, qui il sindaco credo che mi possa anche appoggiare questa cosa, no? In un momento di crisi dei comuni dove non hanno nemmeno i soldi per asfaltare le strade, c'è come si diceva prima, no? C'è casteggio, sì. Co-
come mi diceva prima, no, il sindaco non abbiamo nemmeno i soldi per asfaltare le strade, per i servizi più per la normale manutenzione, no? Questo qui sia un toccasano. Il risultato quale potrebbe essere? Il messaggio che passa è un investimento anche per il comune avere i profughi, quindi oltre a quello che potrebbe essere un guadagno della malavita, comunque insomma, si sa, si capisce, no, che qualcuno ci guadagna su questa immigrazione. Che sia malavita, però ci vuole un'indagine che lo stabilisca, diciamo, di no, chi no, chiaro, no, io sto parlando gestisce, degli ONG, cioè non sto parlando, sì, degli ONG, sto parlando che insomma, qualcuno ci guadagna sull'arrivo, sì, sì, di questi, certo, paesi, cioè, certo, perlomeno gli scafisti. Giusto? Ah, beh, quello in origine. Insomma, quindi non sto parlando degli ONG, perché c'è, cioè, credevo sul locale, diciamo, gestione dell'accoglienza, che può essere chiaro, legale, chiaro, o può essere anche chiaro. No, che comunque anche lì se a dare da mangiare ai profughi c'è un'azienda privata, o bene o male ci guadagna. Beh, certo, anche chiaro, se no non lo farebbe. Beh, sicuro. No? Ok, anche, detto quello, anche esatto, abbastanza. Esatto, detto quello, oltre a guadagnarci le aziende private che fanno questo tipo, sì, di servizio, no? Adesso passa il messaggio che ci guadagnano anche i comuni. Sì. E beh, però, cioè, quindi diventa se questo è vero, diventa o legato, è falso. Diventa, parliamone. No, potrebbe anche esserlo, no, io non lo so. No, scusa Stefano. Non ho un pregiudizio. No, ma nemmeno io. Cioè, sulla nemmeno parola io. Business non ho un pregiudizio. No. Allora, business allora, è una cosa allora. Buona, può essere una cosa cattiva. Dato per scontato che un'azienda privata, sì, se fornisce i pasti a queste persone, sì, lo fa per guadagnare. Per guadagnare, beh, certo. Ok, i pasti piuttosto che l'alloggio. Come il macellaio vende la carne, guarda. Chiaro, no? Ed è assolutamente legale, no? Quindi qualcuno guadagna su queste, sì, persone qua, no? Su tutto il business, del tutto comunque il movimento dell'immigrazione, qualcuno ci guadagna, sì, no? O poco o tanto, sì, ok? Adesso passa il messaggio che ci guadagnano anche i comuni, quindi diventa un business, va bene, anche va bene, pubblico. Senti, fermo perché i miei discorrono, diciamo che tu hai detto due cose, sì, questa, sì, è l'ultima che hai detto, e la prima anche che secondo te la distribuzione però è fatta male, perché non tiene conto dell'incidenza sul numero totale della popolazione. Esatto. Sembrano due argomenti interessanti che propongo al sindaco di Casteggio. Prego. Come ben vedete, io ho la mia parte, eccolo, ce l'ho anch'io, sono 39. Secondo i numeri della proposta dall'ANCI, che è il rapporto di 2,5 per abitante, io sono ampiamente coperto, non dovrei più averne. Sono stato convocato dal prefetto, perché poi alla fine chi ci va di mezzo sono sempre i soliti, perché quelli che ce li hanno sono quasi obbligati, o ti fanno sentire obbligato, a prenderne altri. Sulla distribuzione va da sé che se fosse una popolazione normale, un paese normale, ci sarebbe una distribuzione in funzione dei centri degli abitanti, per cui una distribuzione molto meno fastidiosa, molto meno onerosa, tutti farebbero la loro piccola parte e con la buona pace di chi favorisce queste cose andremo avanti. Io personalmente non ritengo un business, per me questo è schiavismo puro, perché io non sono mai stato razzista in vita mia e neri, gialli, righe, quadretti, bianchi, non mi interessa assolutamente nulla. Mi sembra però che sia un modo sbagliato anche per queste persone, anche perché queste sono persone in fondo, non sono degli animali, e vengono trattati, ahimè, come animali, sono merce di scambio. Quando poi verrà fuori la verità su tutto questo movimento strano che Gheddafi aveva preconizzato prima della sua morte, e che Berlusconi, che perché gli ha baciato la mano, ha fatto la figura del fesso, ma in realtà Berlusconi, tramite Gheddafi, riusciva a tener fermo questa immigrazione selvaggia. Questa cosa, che non ci fosse però la spinta, c'era la spinta, c'era, però si riusciva perlomeno a gestirli in modo decoroso, perché queste persone qui cosa vengono a fare? Cioè, il discorso è: dobbiamo fare un sacrificio per soccorrere delle popolazioni sofferenti? Perché io non parlo né di neri né di niente, ma parlo di popolazioni in difficoltà.
ahimè, il mondo è un focolaio di guerre, lo sappiamo, e va bene, facciamo questo sacrificio, ma deve essere un sacrificio prima di tutto condiviso. Prima di tutto condiviso non solo tra i comuni, ma tra l'intera Europa, perché l'Europa che fa tanta la puzzona, che continuano a raccontarci dei proverbi, l'unico paese che si li becca sempre siamo noi, perché gli altri in un modo o nell'altro, allora poi è inutile che venga giù il presidente dell'Unione Europea e dici che siamo bravi perché li hanno presi, facciamo un discorso serio e politico, ma questo è il discorso, non possiamo continuare avanti così, perché poi improviamo. Organizzarci meglio, però forse sarebbe più utile, no? Perché organizzarci meglio. Certo, cioè perché da un punto di vista sanitario è una tragedia. Perché non vengono distribuiti su tutti gli 8500 comuni? Non vengono distribuiti, almeno io non so per gli altri, so per i nostri della nostra provincia, ci è stato detto che ci vuole l'assenso. Ma non è vero neanche questo, perché io le posso dire, o ti posso dire, che se c'è un privato, un'agenzia o una cooperativa che acquista o affitta una struttura nel mio comune, fa domanda, viene scelto, ha i criteri e glieli danno, anche se io dico di no. E infatti, cioè, è messa male ma proprio. A me sembra, quindi è questione di organizzazione, è questione di affrontare in maniera coerente, tenendo presente che trattiamo di persone comunque, e che quindi le persone hanno diritto a una loro dignità di sopravvivenza e di vita. Ma sai, poi io adesso qua potremmo anche qui parlare per delle ore. Io appunto ormai ho anche amici che stanno diciamo dall'altra parte della barricata, cioè gente che è arrivata, gente che si occupa di immigrazione. C'è di tutto, c'è anche gente che semplicemente si è sbagliata, che se potesse tornerebbe indietro domani, no? Perché credevano di trovare qua un paradiso terrestre che non hanno più trovato, no? C'è di tutto, c'è il profugo che scappa dalla guerra, c'è quello che magari invece credeva di trovare lavoro facile, ben pagato e non l'ha trovato, c'è magari anche quello che invece poi ha trovato quello che cercava, perché abbiamo tanti esempi di... Quindi c'è di tutto. Però purtroppo noi spendiamo moltissimo tempo a insomma, cercare un colpevole e metterlo in mezzo, certo. Invece forse dovremmo organizzarci un poco meglio, certo, no? Cioè certo. È vero, qua succedono le cose strane, certo. Il sindaco ha detto, qua c'è una distribuzione che dovrebbe essere, no, in virtù del numero di popolazione come hai detto tu. Poi c'è la cosa che il prefetto chiede al sindaco, però c'è anche la cosa che se il privato dice di sì, il sindaco, anche se detto di no, si ritrova nel comune. Cioè è una cosa pazzesca, no? Ma bisognerebbe che qualcuno iniziasse a dire ok, ci sediamo intorno al tavolo, però non usciamo dalla stanza finché non troviamo un modo di gestire meglio. Vabbè, dopo questa predica vado in pubblicità. Bisogna dire che c'era a Milano ieri il ministro Minniti che ha tutto un programma nuovo, non so cosa ve ne pare, stiamo a vedere quello che ne esce e ne parliamo subito dopo. Eccoci di nuovo con Lanfranchi e Pisani, sindaco di Casteggio Callegari. Mamma mia, ma io con i nomi sono rovinato tutte le volte. Pensate, Callegari Lorenzo, il sindaco di Casteggio, con il quale stavamo discutendo la questione delle presenze di immigrati nei diversi comuni della zona del Pavese, e riprendiamo un attimo questo discorso. Abbiamo 3 minuti, non riusciremo a dire ancora molto. Cosa Pisani però... secondo te dovrebbe cambiare in tempi umani rispetto a questa cosa qua? Beh, innanzitutto ripeto il conteggio, no? Poi una maggiore distribuzione, una migliore distribuzione degli immigrati sul territorio, profughi sul territorio, e poi bisognerebbe capire chi sono questi profughi qua, perché ci vengono a raccontare che sono profughi di guerra, ma vengono da paesi che in cui la guerra non c'è, quindi mi vengono a dire ma sono profughi economici, ok, ma non c'è nemmeno per noi, tanto per essere diretti, no? Quindi bisogna farli capire che ripeto, qua il lavoro non c'è. Non c'è per gli italiani, non c'è per i lombardi, non c'è per i pavesi, non c'è neanche per loro purtroppo. Vabbè, io quindi... sono spettatore, secondo me le situazioni cambieranno nei prossimi anni,
però certamente c'è anche da organizzarsi in modo migliore. Sul finale, mancano due minuti, qua ormai adesso non riusciamo a risolvere questa immigrazione. Visto che avevamo una presenza segretario invece di questo movimento, no, territoriale, e che vedevo prima un articolo sulla provincia pavese sulla Lega che va a fare il suo congresso con due candidati, lo sappiamo, Salvini e Fava, no, argomento politico importante, volevo vedere un attimo cosa ne pensavate, magari partendo da Pisani hai un minutino per darvi una impressione. Una battuta molto veloce. Non mi piace innanzitutto intervenire nelle cose degli altri partiti, perché insomma non è corretto secondo me. Detto quello, conosco Salvini abbastanza bene, Fava un po' meno. La cosa che mi viene in mente è quando, per il discorso del GAL dell'Oltrepò, con i famosi 7 milioni se non sbaglio di finanziamento della regione Lombardia, l'ho intervenuto da assessore all'agricoltura e ha detto per me l'Oltrepò ha chiuso. Ah, quella... Ecco, io sinceramente non perché un assessore all'agricoltura della regione Lombardia non può chiudere comunque le porte a un territorio agricolo, peraltro. Ho capito. Sentiamo un attimo il nostro sindaco di Casteggio Callegari. Argomento che la interessa, la tiene importante, parliamone. Beh, è importante perché oggi come oggi la Lega si schiera nella nostra parte, dalla parte della destra, e quindi è un termometro importante del sentire del cittadino italiano. Ecco, io lamento però che dovendo scegliere tra i due, io devo dire, nonostante la uscita infelice oggettivamente dell'assessore Fava, io propenderei sicuramente per Fava, perché capisco che la sua uscita sia stata frutto del dispiacere che tutti i suoi tentativi per lanciare un territorio sono finiti poi in uno stand-by che ancora oggi non sono incominciati. Quindi io dovessi scegliere tra i due, a parte che Salvini lo conosco solo in televisione, Fava lo conosco, gli ho parlato più volte, mi sembra una persona. Mi augurerei che arrivasse Giorgetti, però. Ecco. Abbiamo chiuso il paccondicio, per fortuna, mi avete dato una mano in qualche modo, ma non era preparata. Va bene, vi salutiamo e alla prossima. Grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie.